E ciao a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo video. Sì, lo so, effettivamente è da un po' che non ci sentiamo, ma vi andrò a spiegare le motivazioni per la quale c'è stata questa pausa. Le principali cause che mi hanno portato a smettere di fare video, allora, mettiamo in primis che mi era calata un pelino la voglia. In secondo piano mettiamo sicuramente il fatto che ho iniziato a lavorare d'estate, di conseguenza il tempo è andato a calare enormemente. E quel poco tempo che mi è rimasto a disposizione o l'ho utilizzato per uscire di casa oppure l'ho utilizzato semplicemente per allenarmi o per dormire. Per le persone più attente avranno già notato che invece di stare con il mio carissimo cuore sono con un nuovo personaggio che non avete mai visto su questo canale. È un paladino retri in questo momento che vabbè ho anche l'arma Oli diciamo un pelino potenziata ma niente di che. Di Egip è messo molto meglio rispetto al War perché come potete vedere è 8,98, quasi 900. Ho due leggendari, 1 e 2. Questo è proprio preso ieri sera, tra l'altro, questo bellissimo ring. Arma 916, abbastanza maxata, sto al 53 quassù. Diciamo che ci ho investito molto più tempo rispetto al War sotto questo punto di vista, perché col War ultimamente praticamente loggavo, registravo e sloggavo, non facevo nient'altro. Invece adesso, siccome un mio carissimo amico è tornato a giocare, mi fa compagnia e quindi la mia voglia di giocare è tornata alta, perché giocare sempre da solo, sto ripetendo troppe volte giocare, sì lo so, lo faccio sempre, però giocare sempre da solo è un dito nelle chiappe. Un dito e io ogni volta che vedo queste spade è sempre un orgasmo. Non ho capito perché sto andando a terra visto che si può tranquillamente svolazzare in giro. Bellissima questa mount, zio. Allora, diciamo che per settembre sicuramente punterò a ritornare con una certa continuità con i video, perché soprattutto anche questo personaggio non ho solo esclusivamente il War con la quale fare diciamo un po' di contenuti decenti. E spero anche che la cam sia migliore, perché invece di utilizzare la mia solita Logitech fedelissima webcam, sto utilizzando la telecamera del telefono che dovrebbe essere molto migliore, perché cazzo, è l'S7 Edge, teoricamente dovrei registrare 1080-60 fps, anche se probabilmente non renderizzo i video a 60 fps, perché sennò il mio computer esplode. Tanto qui la gente si insulta malamente, come sempre. Bello. Ah, davvero malato delle skin? Ovviamente non ho potuto fare una skin più che appropriata al mio paladino, che deve essere propriamente giallo, perché il paladino è giallo da sempre e di conseguenza deve essere giallo. Andiamo a stonare un attimo e ci vediamo a Dalaran. Purtroppo, siccome io sono proprio il classico tizio che se ne sbatte il cazzo della lore, sta lì sempre a testa bassa a farmare, non è vero, che io mi concentro su delle stronzatine tipo farmare i set vecchi, capito, per l'epitrasmo, che su quello mi piace molto di più. Comunque vi ho detto questa cosa semplicemente per il fatto che non riesco a volare ancora sì, a Draenor, a Legion. Perché c'è questa merda qui, questa merda, che è infinito, Dio, io l'altro giorno mi ci sono messo così a caso e ne ho fatto solo, ho fatto un capitolo solo in 40 minuti, Dio, quindi non ho tantissimo tempo e non riesco a stare dentro questa merda. Ci metterò una vita. C'è una capatina al nostro class hall perché devo finire una cosa per la monte di classe. Inizia a darmi tutta la roba la reputazione e questa cosa non mi dà molta fiducia perché io odio far male alle reputazioni. Non vedo l'ora di aprirti, merda! Allora, una cosa veramente grande che ho notato rispetto al War è che il Palaredri è molto più forte in PvP. Allora, aspettate. Molto più forte in PvP, diciamo uno contro uno, o perlomeno ha molto molto più sustain rispetto al cazzo di War, che sarà anche una macchina. Fabbrica danni che apre i culi e c'ha un burst assurdo. Ma io quando mi sparo le alette e inizio a proccarmi un po' l'aste, li faccio anch'io i buchi per terra. Però con la differenza che io ho uno scudo, ho Leon Hands, posso curarmi, c'ho lo stun, c'ho il freedom, c'ho tantissime cose che possono andare a migliorare la mia situazione nel PvP in generale, senza un cazzo healer dietro che mi stia attaccato al culo costantemente. E questa cosa me la andrò a provare sucando fortemente in arena skirmish. L'aggressività di questo lock. Intanto che aspetto che la coda mi chiami, ringrazio sempre tutte quelle persone che mi scrivono, mi chiedono consigli, che ancora mi aggiungono nonostante mi sia fermato tutto questo tempo e abbia caricato quei due video di Calisthenics che, vabbè, non c'entrano un cazzo col canale, però erano delle cose che mi piaceva condividere perché erano appunto delle cose di cui andavo particolarmente fiero. E in questo momento siamo con un Demon Hunter full merda. Perfetto. Però, vabbè, dando lag più in PvP conta ben poco. Però questo è italiano, quindi scriviamo. Ciao caro. Adesso l'abbiamo messo sotto pressione perché gli abbiamo detto gli abbiamo detto che niente, non ci sta credendo. Vabbè, comunque andiamo sul mago, dai. Mago is tilt, il lock non ha tanti HP, quindi probabilmente non avrà un grossissimo equip. Allora, oh, il mago è merda. E allora lo scopiamo, dai. Yeah. Ha
stunato, ha stringhettato, adesso lo apriamo. Bastardo malefico. Ho stringhettato il trinket, scusate, sì. Ma non facendo PvP, quindi sono scarso in... Dai, basta, Dio Cristo! Pezzi di merda. Sto andando sul target sbagliato. Però non va niente, questi ci facciamolo contro uno. Quando vi dicevo che... Un coglione. Guardate come cura il nostro amico. Ma è lo stesso. No, ma faccio schifo, raga, scusate. Ho preso un target totalmente sbagliato. Però qui ce li famo uno contro uno. No, pezzo di merda. E basta, oh. Sta il maghetto. Vabbè, intanto mi frozzi, ma se mi fai danno... Guardate. Oh, porca puttana. No, pezzo di merda, me se fa. Ah, coglione! Coglione, pezzo di merda. Allora, partiamo da questo presupposto. Sono stato un handicappato perché ho cambiato focus. In 2 DPS se focus, avete una cosa da fare. Focussarne uno e bruciarlo. Se voi non ci riuscite, è finita. Quindi non fate mai questa cosa che ho fatto io. Ma non so, forse è l'emozione di registrare. Ma di media ci acchiappo sempre con i focus. Quindi vabbè, l'ho vinta 2 contro 1. Però erano tutti al 30% HP. Quindi, però avete visto comunque. Cioè, col war avrei sucato punto. Cioè, sarei morto. Probabilmente non avrei nemmeno ammazzato il lock. Comunque, perché se mi sparo 3-4 flash of light, cazzo, mi curo, come potete vedere, 350.000 botta. E vabbè, 350.000 magari è un crit di quell'altro con una spell istantanea. Però, comunque, rispetto al war che non c'era nemmeno una di cura, potete mettere. Allora, ci ha chiamato di nuovo. Adesso vediamo il nostro partner, che è quello di prima, lol. Usa il cambio focus, colpa mia. Qui andiamo su Hunter. Che tanto, col fatto che noi già abbiamo il burst, se andiamo su Paladretri, quello si scuda e ci aprono a destra e a sinistra. Quindi andiamo su Hunter. Allora, il focussino lo mettiamo sul paladino, per vedere se casta, magari così lo chicchiamo al volo. Però Hunter è full, full dio, invece a posto. Mi sono beccato uno stun instant. Questo si è... avete fatto errore, pezzi di merda. Adesso va a finire male. Guardalo come prendi gli schiaffetti. Ti chicco da tutte e due i team. Vabbè, questo però muore sempre. Cazzo, io lo fa. Guarda, oh, mica si ferma. Guarda che bastardo. Dai, per Dio. Flash of light. Madonna, fa che mi torna sto cavallo di merda. Fa che mi torna. Vabbè, niente, ragazzi. C'ha sempre la spinta addosso. Ma che cazzo è? Madre. No. Sì. Sì. Cazzo, io faccio a questo. Si è già scudato? Io pure. Meccami le palle, dai. Ah, si è scudato, che imbecille. Però moro lo stesso perché io non c'ho un cazzo di vita. A meno che non mi parte qualche crit potente. Non c'ho nemmeno un GD difensivo. Oh, attenzione però, eh. No. Pezzo di merda. Va via? Serio? Oh, lo secco. Mi curo più io. Vabbè, c'è spammeremo i flash of light in faccia. Ah, mi mettono dei cd difensivo, zio, però c'è questa particolarità. T'ammazzo, coglione. Vaffanculo, oggi facciamo tutte e due contro uno. Do cazzo è forte il paladino di PvP? In confronto a lui fa 100 volte più forte, 100 volte. Ragazzi, questo semplicissimo video non ho potuto farlo troppo lungo perché non ho tempo, dopo andare a lavorare un'altra volta. Quindi se riesco lo monto al volo adesso. Anzi, non lo monto al volo, ci voglio spendere più tempo per montarlo, perché appunto il video di ritorno deve essere più carino degli altri. Quindi questo video è servito semplicemente per farvi capire un po' la situazione attuale. Spero che ancora mi seguiate e continuate a seguirmi, perché a settembre i video torneranno. Quindi noi ci vediamo al prossimo video, a breve. Ciao a tutti, ragazzi.